stop alla privatizzazione del servizio sanitario pubblico lombardo è l'urlo lanciato dal presidente nazionale di Medicina Democratica Marco Caldiroli, che nell'ambito della giornata europea contro la commercializzazione della salute ha sottolineato come la spinta alla privatizzazione della sanità, iniziata in Lombardia con la riforma Fornigoni e proseguita con la nuova legge di revisione del sistema sanitario Moratti-Fontana, mette a rischio la salute del cittadino che da paziente diventa cliente, aumentando così le disparità tra chi potrà pagarsi cure e prestazioni e chi invece dovrà accontentarsi del pubblico subendo liste d'attesa prolungate. In Regione Lombardia abbiamo perso dal 97 ad oggi 22.240 posti letto, di cui 3.000 sono aggiunti invece all'offerta del privato, che quindi ha incrementato, mentre il pubblico ha dimezzato praticamente il numero dei posti letti. Il privato li ha incrementati. Detto in termini terra a terra, si è passati da un peso dell'80% del pubblico e del 20% del privato a un 60-40. Ma in termini invece di fatturato, il privato oggi in Regione Lombardia rappresenta il 45% del mercato, se ci limitiamo, tra virgolette, alla parte relativa ai LEA, quindi ai livelli essenziali di assistenza, quindi che quelli che il pubblico deve comunque in ogni caso garantire. Se guardiamo al mercato complessivo è addirittura il 54%. Anche la nuova riforma sanitaria lombarda per Medicina Democratica sembra andare verso ad una sempre maggiore privatizzazione della sanità regionale, con il rischio che i fondi del PNRR dedicati alla sanità finiscano in gran parte alla sanità privata, anziché a ricostruire la medicina territoriale e la programmazione pubblica degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Un esempio, secondo Caldiro, sono le case di comunità. Per fare due esempi, i poliambulatori in questo momento in Regione Lombardia cambiano letteralmente la targhetta davanti al portone, diventano case della comunità, ma non sono molto differenti rispetto a quello che c'era prima, e per poter ovviare alla grave carenza di operatori c'è un'apertura anche al privato proprio per le case di comunità, il che poi è da immaginare. Poi il paziente, il cittadino, andrà dal medico della casa di comunità, che in realtà è legato con un contratto con il privato, e c'è da immaginare dove verrà instradato nel caso in cui abbia bisogno di fare delle prestazioni di carattere specialistico. Quindi anche in quel caso lì, il caso in cui rischiano di essere un ulteriore focolare per il privato.